Buonasera, bentrovati alle TG Med Sport. È tornato a parlare il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. Lo ha fatto a Radio Kiss Kiss, e non soltanto del presente, la promozione in Serie A sempre più vicina, ma anche e soprattutto di futuro. Non soltanto per il tecnico Giuseppe Iachini, ha detto un professionista serio che merita tutta la mia stima, ma anche dell'attaccante uruguaiano Abel Hernandez. Interessa al Napoli, ma anche alla Juventus e alla Roma, ha detto il presidente del Palermo. Al momento nessuna squadra ha avanzato una richiesta, ma se il procuratore ha dichiarato che Abel vuole cambiare aria, allora è forse arrivato il momento per lui di andare via. Delle dichiarazioni che hanno trovato d'accordo anche il direttore dell'area tecnica del Palermo, Giorgio Perinetti. Perinetti che ha detto: Abel è un calciatore che ormai da 4 anni in Italia è ancora in un'età in cui può fare la differenza, può stupire ancora. Dopo il mondiale può essere pronto per una grande squadra, ha detto Perinetti. Il Napoli non è un mistero, cerca un attaccante che possa in tutto e per tutto essere una buona alternativa al Pipita, Gonzalo Higuaín. Dunque comincia a scatenarsi il mercato e tutto pare ruotare attorno ad Abel Hernandez, con quelle dichiarazioni, le ricorderete, di una settimana fa circa, del suo agente. Abel vuole cambiare aria, vuole andare via da Palermo, o meglio, è arrivato il momento per lui di andare via da Palermo. Vedremo come andrà a finire. Intanto la squadra di Iachini si prepara, perché giovedì al Barbera arriva la Regina, una Regina che sembra ormai dalla classifica condannata alla retrocessione. Invece gli Amaranto vogliono venire a Palermo comunque a giocarsi la partita. La squadra di Gagliardi ha mostrato grande carattere anche nelle ultime uscite, proprio quella con il Padova, il pareggio per 2-2. Nel Palermo però grande entusiasmo dopo il derby, con Kyle Lafferty che ha realizzato il gol vittoria a Trapani, ma soprattutto con una squadra che sembra essere già pronta per la Serie A. Ma ne abbiamo parlato anche con il responsabile delle produzioni sportive su TRM, Salvatore Geraci, che invece ha una sua personalissima teoria. Allora ascoltiamo Lafferty e poi Salvatore Geraci. Vincere una partita del genere è stato molto importante per noi e ci ha reso davvero felici, però non abbiamo dimenticato che giovedì giochiamo. I festeggiamenti li lasciamo a quando, se vinceremo il campionato. Molte persone affermano che l'Old Firm, il derby tra Rangers e Celtic, è il più sentito e il più duro del mondo, e sinceramente mi sento di concordare con loro. Probabilmente il vero derby per i tifosi del Palermo e per l'ambiente rosanero è quello con il Catania. Questo non significa comunque che questa sfida non sia stata sentita, che non sia stata avvertita come un derby, perché l'abbiamo vissuta come un derby e averla vinta ci ha reso particolarmente contenti. Non so se è stato il gol più importante, perché in generale tutte le partite contano 3 punti in un campionato lungo come questo, e ad esempio già contro il Cesena mi era capitato di segnare un gol decisivo, quindi sì, è stato sicuramente un gol importante, ma nel corso di un percorso come questo l'importante è avere segnato gol importanti. Non nascondo che non fisso mai limiti per le mie segnature, ma d'altro canto dico anche che se segnassi 15 gol in questo campionato sarei assolutamente felice. Quello che più conta però, naturalmente, come ho detto già in altre circostanze, è ottenere successi di squadra e non soddisfazioni personali. Il mister ha spesso preparato le partite in funzione dell'inserimento di 2 attaccanti a partita in corso, in questo caso me e Belotti, e quindi è evidente che la cosa importante, avendo peraltro un pacchetto offensivo formato da grandi attaccanti, è riuscire a portare la squadra al successo. In generale non è più semplice partire dalla panchina, perché entrare in un match in corso non è una cosa così semplice, però nel corso di un piano tattico di una partita siamo sempre riusciti a ottenere il meglio. Quando ero ragazzo su Channel 4 in Gran Bretagna spesso venivano mostrate intere partite del campionato italiano, quindi è uno dei campionati che ho sempre seguito con maggiore attenzione. Sarà sicuramente importante per me avere la chance di potermi confrontare con alcuni dei migliori calciatori del mondo in un campionato così importante. Mi vedo appunto ad affrontare questo tipo di sfide. Penso che la base sia ottima, è chiaro che la società migliorerà, come cercherà sempre di migliorare la rosa in base alle esigenze di un nuovo campionato, ma penso che nonostante abbiamo una squadra molto giovane, abbiamo una rosa di grande qualità che può recitare la sua parte anche nel prossimo campionato. Qualunque squadra
deve rinnovarsi e adeguarsi alla nuova stagione. A parte quelli che sono i ricambi naturali, cioè può partire Hernandez, quindi ci vuole un altro giocatore, può partire, che so, Muñoz, ce ne vuole un altro, al di là di questo fatto che Verre andrà via, tu devi avere delle seconde linee, delle prime linee all'altezza della situazione. Posto, ammesso e concesso o non concesso, fai tu, che tu prendi la squadra tipo di quest'anno e la porti direttamente in Serie A, poi il contorno deve essere adeguato a, e addirittura superare quelli che hai, perché la B è la B e la A invece presuppone una qualità nettamente superiore. E allora quella qualità nettamente superiore tu la devi andare a dare in tutti i reparti, ma o per migliorare proprio istituzionalmente un reparto o per completarlo. E quindi difensori, centrocampisti, attaccanti, la devi vedere nella sua globalità. Andiamo su trmweb.it nella sezione sport per tutti gli approfondimenti, intanto per riguardare anche la puntata di Rosa e Nero di ieri sera, per tutti coloro i quali non fossero riusciti a vedere la diretta, ma soprattutto le notizie che riguardano il Catania, perché il Catania ha deciso di applicare dei prezzi bassissimi per la sfida di sabato contro la Sampdoria, addirittura la curva costerà 2 euro, invece la tribuna B soltanto 6 euro, questa è la scelta della società per chiamare ovviamente più gente possibile allo stadio. E poi si è ripreso a lavorare dopo la sconfitta di San Siro senza Bellucci e Almiron, che sono infortunati, con Rinaudo che è stato squalificato dal giudice sportivo. Dalla squalifica rientrerà invece proprio Peruzzi in difesa. Questo dunque per quanto riguarda il Catania e la Serie A. Vi ricordo che tutte le edizioni delle TG Med Sport le potrete rivedere sul sito trmweb.it. Non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Affari in oro, valutazioni abbondanti, quasi eccessive. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio. Infoline 091 784 61 93. Presenti anche su Facebook. www.ediliziapiva.it. Attenzione! Pubblicità! Puoi essere tu il prossimo testimonial della campagna pubblicitaria Dimensioni Arredi. Candidarsi è semplice. Realizza un simpatico filmato in coppia, anche con il telefonino. Cerca La Coppia Mi Piace su Facebook e pubblicalo entro il 31 maggio. La coppia più votata diventerà protagonista della prossima pubblicità Dimensioni Arredi. Modalità e regolamento del casting su Facebook, La Coppia Mi Piace o su www.dimensioniarredi.it. Abbondanti e generose, come le valutazioni di Affari in Oro.